Ciao! We Ciao a tutti, benvenuti. can cut, no? Yes, of course. Comunque, buonasera. Sì, vabbè. Preparazzi. Chi perde? Preparazzi. Cozza di tende. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi qui c'è un ospite molto importante perché c'è Luca Scienzi, Grazie, salve. che è il mio migliore amico. E oggi faremo il tag, il best friend tag. Ci siamo già preparati le domande, però le domande Vengono lette da un ragazzo che è qui con noi ed è francese, quindi. quindi ci sarà una pronuncia un po' più diversa e noi dobbiamo anche capire le domande. E se magari dalla regia ci mandiamo la domanda, Ok. non lo capisci però, cazzo. Question number one, please. Come e quando si siete conosciuti? Ok, come quando ci siamo conosciuti? Allora, Inizi tu? sì, poi se sgarro prendi una mazza e mi inchiodi a terra. Allora, ci siamo conosciuti a scuola per la prima volta, in secondo superiore. Praticamente lei prima stava in un'altra scuola, in un liceo, giusto? Linguistico. Wow! E mentre io facevo l'alberghiero, e un giorno insomma me la sono ritrovata così in classe, all'inizio un po' distaccati, poi la vedevo tutta sola soletta, ho detto vabbè, proviamo a parlargli. Ciao Felicia! Ciao, che culo! Davvero. Grazie. E quindi sì, ci siamo conosciuti a scuola, tra una cosa e un'altra. Sono passati un bordello Tanti d'anni, mo anni! siamo più vecchi, insomma. Abbastanza. Ok, seconda domanda. Quale ricordo preferito insieme? Ok, allora. Quale ricordo abbiamo? Ok, prego. Il ricordo preferito insieme? Boh, ne abbiamo tanti. Ma il mio sinceramente è stato quella giornata al Park Club Sì, dove ci siamo ammazzati pure praticamente a sguazzare, scusate, nell'acqua. E ci siamo divertiti una cifra. Sì, è stato divertente tutto sommato. Quello è il ricordo che tengo di più. Question number three, please. Question number three. Descrivi l'altro in una sola parola. Una rottura di cazzo. Solare. E poi? Vabbè, una zona. Una parola. Tu? Una sola parola. Cazzataro. C'è. Simpatico, nel senso simpatico, ovviamente. Troppo divertente, scettino. Grazie. Ok, 4. Il suo lavoro ideale. Ok, io come lavoro ideale lei la vedo proprio in una linea di moda, proprio a sbacchettare quelle che stanno sotto. Lavorate, schiave! No, vabbè. Insomma, nell'ambito. Perché io la vedo comunque che, per esempio, quando è affogata nei vestiti. Ah, sta al settimo cielo. Invece per me ti vedo cioè ti vedo A comunque pulire le strade, Turbino. No, ti vedo comunque, cioè, dato che comunque ti piacciono cose computer, tutte queste cose comunque di informatica, ti vedo in quest'ambito, insomma, cioè molto tipo Magari. manager di qualche azienda importante, Wow, i sogni, i sogni di vabbè, gloria. infranti. Vabbè, La tua marca preferita? poi la tua banca Allora, la preferita. mia marca preferita sinceramente è Nike. Le scarpine Nike. L'ultimo paio purtroppo è stato Adidas perché non ho trovato più paio. Delusione, però vabbè. La mia. Comunque io dovevo dire la tua, no. È vero! No. E vabbè, dai, famo un po' a cazzo. La tua, secondo me, la tua è Chanel, sì. Ti piace Chanel? Lo sappiamo tutti. La mia? Vabbè, te l'ho detta, ce l'ho Nike, un'altra, sì. ok. Ok. Andiamo avanti. C'è qualcosa che ti infastidisce di me? Cosa ti
infastidisce. Mamma mia, cosa non mi infastidisce? Come? Allora, scusa, in pratica, cosa mi infastidisce di più di te? Quando per esempio ci diamo un appuntamento, ecco, e lei mi dice: no, no, ho preso adesso il bus, quando in realtà magari sta ancora in pigiama a grattarsi il piede, per non dire qualcos'altro. E insomma questo. Beh, non lo faccio apposta. Ho capito, però. Ed io? Che quando c'è qualche problema non parli subito. Vabbè, sai, non che ti abbastanza. Tieni tutto dentro. Sì, sono un baule chiuso. Baule, vabbè, avanti. Che volevi che fossi, scusa, eh? Vabbè. Gratta che caro, no? Huh? Vabbè, andiamo avanti. Proteste, cegriere, un parte del mondo dove andreste. Come? Aspetta. Se proteste, cegriere. Scegliere. Scegliere una parte del mondo dove andreste. Ah. Se poteste scegliere una parte del mondo dove andreste. Dove andrei? California, mamma mia. In spiaggia tutto il giorno. Sole, mare. Sì, certo. Los Angeles. Vabbè, anche io. Vabbè, insomma, abbiamo capito che c'è un mare. Comunque il sole, comunque. Maldive. Maldive. Ma qualcosa in America, no? Sì, vabbè, comunque ci siamo capiti. Sole, America, cose del genere. Vabbè, l'importante è che ci sta l'acqua, la cosa sì, per il sole, sì. Basta. Chi perde più tempo per prepararsi. Chi perde più tempo per prepararsi? Dai. Ovviamente. Lei. Ovviamente, perché già come spiegato nella domanda precedente, non cozza di tende. Attento. La domanda precedente, lei fa sempre tardi, quindi. Due ore per prepararmi, però quindi, vabbè. Io ancora mi salvo. Una cavolata che capiamo solo noi. Una cavolata che capiamo solo noi. Mamma mia. Mamma MMT. Che sarebbe? Sì. Mamma ta. Mamma ta. Solo che. Vabbè, è una lunga storia. È una lunga storia. Number 10. La sua stagione preferita. Stagione. Stagione preferita. Estate. Primavera. Primavera? Vabbè, sì, primavera mi piace. Anche io se preferivo l'estate, però vabbè. La primavera non la sopporto perché comunque ho l'allergia, quindi. Povero stellino. Vabbè, quindi lei estate e me primavera. Sì, 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 primavera. Ok. La sua canzone preferita. La canzone preferita, allora, mi c'è fatto una scatola così grande. È Riptide. Mentre la mia qual è? Quella che fa. Canta, sì. Canta. Quella che fa. Che mi sta pure come sfondo del telefono. Che avevi messo. Sì, come sfondo. Come suoneria del pianeta. Rather be. Come essere amica di qualcuno che è ossessionato da YouTube. Ah, come essere amica di una persona che è ossessionata da YouTube? Beh, entrambi, perché. Sì, perché anch'io ho un canale. Anch'io ho un canale YouTube e comunque, cioè, condividiamo questa passione che abbiamo e quindi non ci cambia molto la vita. Di qualcosa, cazzo! Ci sto parlando solo io. No, vabbè, perché praticamente lui ha un canale su videogames. Sì, no? Faccio gameplay insieme ad un altro mio amico. Poi vi lascio il video sotto alle box informazioni. Il se volete andare. Il video. Il link, sì, vabbè, oggi comunque. Si impagna, il link nel box informazioni se volete andare a vedere. Sì. Giù. Comunque facciamo due cose completamente diverse, sì, ma ogni tanto qualche challenge la possiamo fare. Questa è la prima, ne sarà la prima? No. Di una lunga serie. Di una lunga serie, sì. Poi? Hobby preferito? Eh? Hobby. Ah, l'hobby! Shopping! Cosa non ti. Giocare alla Play? Sì. Nel mio tempo libero mi piace cazzolare davanti alla PlayStation. La regia, possiamo andare avanti? Il suo animale preferito?
dai, ammettilo. Yuri! Yuri, il cane, il suo è il cane. Che avete visto forse in altri video, outfit, sì, che stava sempre in mezzo, però vabbè. Muri, tenero. E il tuo invece? La tartaruga! La tartaruga, sì, che si mangia i pomodori interi! Mi manca una tartaruga! No, molto originale! E vabbè, non gli ho dato un nome. È una tartaruga di terra e va a letargo in inverno. Infatti quando sono sceso a marzo giù in Italia non ho... Che è una cosa grossa così, però vabbè. Guardate le braccia! No, scherzo, sì! Android o iPhone? Ovviamente Android, iPhone. No, Android. Perché qui ragazzi dovete capire che c'è una battaglia, c'è una battaglia infinita. Lei è convinta che l'iPhone tiene testa a tutto. Cioè ragazzi, no, scusate, l'iPhone è migliore. Ma, cioè, certo, volete mettere, cioè, non in generale l'iPhone, ma in generale l'Apple, cioè. Vabbè, cioè, io comunque preferisco Android perché è più un sistema aperto. Poi vuoi mettere su sto campo che non c'ho ragione. Ecco, no, tu non sei un cazzo, che in fondo puoi fare le foto migliori. Giusto? Vabbè, comunque è una questione di preferenze. Insomma, lei è più pratica nel mondo Apple, quindi si è trovata più a suo agio, mentre io che sono più nerd, quindi okay, un ecosistema per entrambi. Sì, però l'iPhone è l'iPhone. Crunchy. Commedia horror o film romantici? Eh? Ah, commedia horror o film romantici? Mamma mia, capisco al volo. A me lo sa già. Cioè, se rispondi male... Film romantici, ovviamente. No? Come no? Cioè, lo sa pure lui tra un po'. Lo sa pure lui. Which one? Which film hai? 50 Shades of Grey. Non ti piace? Ancora lo dovete, com'è? Ma come? Sei stata a sventolare il libro mattina e se... Eh? Vabbè, commedia, dai. Horror, mi piacciono gli horror, cazzo. Mamma mia, è il contrario mio praticamente. Horror. Mi chiamano. Non cagarmi il cazzo. Ok, vabbè, grazie. Scusate. Ok. Poi, come si sblocca? Ok. Non mi sbloccava il telefono. La mia? A te commedia. Merda. Penso che ti piacciono i film romantici, oppure vabbè, so qualcosa. Dovrei sapere, no. No, 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 è commedia. Film preferito? Cazzo, mi cogli impreparato. Film preferito di Felicia? Boh, io non vedo tanti film, cioè, nel senso sì, vedo i film horror, però comunque non è che... Film preferito? Io ce l'ho. Ah, ce l'ho uno preferito, però non mi ricordo il titolo. Cioè, io almeno me lo ricordo il titolo del mio. Come cavolo si chiamava? Vabbè, com'è il tuo? Qual è il tuo? È Tron. Che cazzo è Tron? Oddio. Vabbè, quello che è uscito da poco? No, è vecchissimo. Cioè, ne hanno fatto... Ce ne sono due versioni. Però vabbè, dai. Sei perdonata. Il mio qual è? Non lo sai tu! Che ne so, il Re Leone. Sì. Per mettercela. Ok, andiamo avanti, per favore, okay. Questo momento molto imbarazzante. Qualcosa di strano che mangiate? Giapponese, ragazzi, tutta la vita. Giappone. Allora, però non è strano. Vabbè, strano nel senso forse fuori dal normale. Io una volta ho mangiato le cosce di rana. No, non è vero. No, me le hanno offerte. Quello poi è cinese, non è giapponese. Cioè, è cibo strano. Vabbè. Tu ne mangi regolarmente le gambe di rana? No. Allora. Facciamo la pasta, faccio un bel sughetto con le gambe di rana, le cosce di rana. Le lumache, una volta ho mangiato le lumache, adesso mi fanno schifo. Quindi ho mangiato qualcosa di strano. Ma perché poi sto dicendo le cose mie se devo dire le tue? Infatti, in teoria. Io che cavolo ho mangiato? Io ho mangiato un gatto, no? Non è vero. Basta, andiamo avanti. Andiamo avanti. Avete qualcosa di uguale? Uguale. 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 Io e te? Qualcosa di uguale? Un iPhone. Io non ho un iPhone. Non c'è l'iPhone 4? No? L'ho dato a mio fratello. L'ho trovato, non l'ho comprato. Okay. Che ci abbiamo l'uguale? Ma si intende... La divisa di lavoro! Che non diciamo che qual non è! Diciamo. Cambia solo un po' di colore, quindi cappellino... Abbiamo uguale che lavoriamo nello stesso posto, cioè abitiamo nello stesso posto.
lavoriamo nello stesso posto, veniamo dallo stesso posto perché abitiamo nello stesso posto in Italia. Ora siamo a Londra, ovviamente, sì, per chi non avesse ancora capito. E bam. E basta. Sì. Che fai sta faccia tu? Non ti capisce! Programma TV preferito? Dimmi tu il mio, io dico il tuo. Big Bang Theory. Of course. E il tuo? Big Bang Theory. Sì, praticamente ogni volta che siamo in pausa pranzo a me mi cascano le puntate a pennello in TV. A me invece mi cascano quelle. Ti cascano nel senso sì. Casca a pennello. Ho capito, però a me invece vedo sempre le repliche di quelle che vede lui, quindi praticamente quelle prima, vabbè, comunque. Sì, praticamente sì. Ci scatta la How I Met Your Mother e appresso tutte Big Bang Theory, due, sì. Tre episodi. Sì. L'ultima di che? L'ultima domanda? Ah! Di più ansioso? Io? No. Scusa! Cioè, tu perché saresti ansioso, scusami? Mamma mia, io vivo nell'ansia. Mi dovresti conoscere. Ma questo, quello non è... Dai! Mi dovresti conoscere. Ti vedo sempre... Cioè, no, non sei ansioso tu. Beh, comunque quando devo fare qualcosa di importante... Sei sempre molto sciallo, cioè... Benissimo. No, veramente, io in pratica quando ho dei problemi da affrontare, se sono di cazzate, non mi agito più di tanto. Però se sono cose grandi, tipo prendere un aereo, che l'aereo l'ho preso, che ne so, due volte... Ho capito, ma sono le prime volte, ma fammi capire! Cioè, comprendimi! Vabbè... io mi sento ansiosa. Non chiede a me. No. Non sei ansiosa. Cioè dipende, tipo delle volte. Raramente. Stessa cosa, insomma, quando ci sono delle cose abbastanza. Vabbè, però se devi prendere l'aereo e casca, cioè alla fine una volta. Ma vaffanculo, ma io non ho l'ansia di cadere con l'aereo, ho l'ansia di perdere, di che succede qualcosa. Quindi era l'ultima domanda, siccome tu hai introdotto il video, io penso posso chiuderlo. Se... Comunque, questo è il... Allora, l'ultima volta che ho fatto il video quando era? Una settimana, no, 10 giorni fa. Quindi adesso in teoria dovrei fare un altro video dopo, però non so ancora quale fare, quindi se avete qualcosa da consigliarmi, fatemi sapere nei commenti. E spero che questo video comunque vi è piaciuto. Comunque lo stesso video poi lo troverete nel canale di Luca, che vi lascio un bel quadratone qui sulla sua faccia dove potete poi cliccare. Fatemi sapere se vi è piaciuto, io vi mando un grosso bacio. Noi vi mandiamo un grosso bacio. E da un bacione da Londra. Un bacione da Londra e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Puoi stoppare la merda!